frase? Sì. Oh! Ah! La paura! Pronto? Pronto? Siamo qui stasera per discutere del tema della paura. Paura? È il più antico, la paura. La paura nascosta? Sì, la paura più atavica. È possibile secondo te trarre un vantaggio positivo invece anche da un elemento negativo come la paura? Assolutamente no. No, nel senso, da paura non ci stava, non stava, ci stava e ci dava come arma per difendersi. Io stavo parlando appunto di coraggio, anche il fatto di... Allora siamo qui stasera a parlare sul tema della paura ancora una volta e abbiamo qui un'altra ragazza che si presta a... Cavia. Sì, diciamo a essere intervistata sul tema della paura. Sì, sì. Di una cosa, non lo so, raga. Quando l'uomo intraprende qualcosa e deve affrontare delle prove, cioè quello che volevamo sottolineare appunto anche in questo video è affrontare delle prove, dei pericoli. La paura è quando allora giri in metro e vedi tutti gli zingari. Di aver sorpassato dei pericoli particolari. Immagino di sì. Sperimentare la propria capacità di avere il coraggio nell'affrontare delle situazioni in cui si ha paura. La paura più atavica che ognuno ha dentro di noi. Sì, sì. Quello è il superamento della paura e quello è il positivo, ok? Il positivo che supera il negativo, ma la paura in sé non dà una mano a nulla. Quello fa paura. Perché te vogliono derubare, cioè quello è grave. La paura è la consapevolezza di non poter fare qualcosa. Non so, cosa ne pensi? Penso che riguardo a questo argomento ci sia da sottolineare l'aspetto storico antropologico. La paura più umana secondo me è la paura del vuoto. La paura che la vita non abbia un senso. La paura fa paura. La paura mette ansia. Credi che ci sia qualcuno che possa incarnare per te la paura? Che sia tutta questa emozione racchiusa dentro una personalità, qualcuno che hai conosciuto? Paura è mia mamma quando non risponde a te. E non drogatevi quando mi fate le canne, tipo, e poi mi fate... Cosa ne pensi sull'emozione legata alla paura più atavica, primitiva, secondo te? Oh, che domanda complicata. L'emozione della paura nel senso più atavico del termine. La paura è quando torni a casa imparanoiato. Ben panicate, imparanoiato, brutto greve. Vabbè, tanto vado su YouTube, regà. Quando la prof di latino scorre il dito sul registro. Hai qualche aneddoto legato alla paura? Sì. Alla paura atavica? Oddio, si potrebbe aver paura di tanto oggi. No, io posso dire per esempio che mi ricordo una volta che da bambino un cane mi ha aggredito e stava per azzannarmi alla gola. È una cosa molto semplice, però secondo me chiarifica moltissimo quello che stiamo dicendo. Hai un racconto simile? Assolutamente, beh, perché credo che ognuno di noi abbia vissuto. Quando un frocio ti rimorchia... Mi viene alla mente magari quando stai facendo dei percorsi in montagna e rischi di cadere, questa cosa è abbastanza paurosa, sì. Per il resto paure non esistono tante. Ah no? Ma come? Sono tantissime invece. Come si chiama? Arcai Villa? Gli assassini, i ladri... Mi hanno spiegato che sono abbastanza grande e grosso per non avere paura degli animali. Quello proprio quando ci penso provo tanta paura. C'è quella paura. C'è Bargavilla. Vabbè, che ne la paura è quella che ci deve l'umo che lo ammazzo di botte. Tipo quando tu sei... Le persone incappucciate, il buio. Ci sono tante cose che rappresentano la paura. Paura di qualcosa. Ho paura che mia figlia capiti qualcosa. Ogni tanto penso, oddio, mamma se mo casca dal primo piano, mamma se mo va sotto la macchina. Quello mi fa proprio paura. Sì. Non conosciamo i mostri. Perché Villa, su Pali c'è la paura. Lui si finge mafioso, quello è paura. Quando due froci stai da solo. Cioè, no, Arcai Village, un frocio col tutù rosa. Tristezza dietro che te fa rimorchiare. Quella sì che è paura, raga, quella è paura seria. Cioè l'evoluzione, che già secondo me è un sentimento molto legato all'evoluzione della paura. Per esempio la paura relazionale dei ragni, dei serpenti, così, è legato al fatto che 10.000 anni fa per noi potevano essere mortali. Quindi secondo me invece ha un aspetto positivo. Ti dico io una cosa, abbiamo paura di quello che non conosciamo.
assassini, dei ladri. E riuscire a sorpassarli in qualche modo. Tu pensi che di aver sorpassato e riuscire a sorpassare? Sì, la paura più atavica. A sorpassarli in qualche modo. E riuscire a sorpassarli in qualche modo. Mi hanno spiegato che sono abbastanza grande e grosso per non avere paura degli animali. Ti dico io una cosa, abbiamo paura di quello che non conosciamo. Quando non risponde e non drogate dove fate le canne, tipo, e poi le fate che la paura è quando torni a casa e paranoiato, ben panicate, ben paranoiate, brutto greve. Vabbè, tanto vado su YouTube, ragazzi. Paura è mia mamma quando non risponde e non drogatevi dove fate le canne, tipo, e poi le fate. Secondo voi la paura che è nascosta all'interno di ognuno di noi? Gli assassini, i ladri, le persone incappucciate, il buio, ci sono tante cose che rappresentano la paura. Però sta a fare lui l'intervista, si fa le domande e si risponde. Che rappresentano la paura. Però sta a fare lui l'intervista, si fa le domande e si risponde. Io stavo dando, diciamo, delle...